Bentrovati a tutti i miei cari ospiti, continuiamo il nostro viaggio alla scoperta delle curiosità di Roma con la casa studio niente poco di meno di Antonio Canova. Seguitemi, andiamo. Bene, per raggiungere lo studio è necessario intraprendere via del corso e esattamente a questa altezza vi troverete sulla destra via Antonio Canova in onore del maestro. Purtroppo la strada è tenuta male ed è permesso il parcheggio, è veramente una cosa obbrobriosa in pieno centro a Roma questa situazione. Andiamo più da vicino, già da lontano potete vedere e riconoscerla dai frammenti di statue antiche poste appunto da lui su tutto l'edificio. Originariamente l'edificio era molto più grande e comprendeva pure la parte fatiscente che vedete del San Giacomo velocemente. Andiamo a vedere questi frammenti più da vicino. Lui si trasferì a Roma nel 1799 e decise di acquistare una casa che gli fungesse anche da studio. Considerate che qui lui concepì e realizzò opere come Amore Psiche, Le Tre Grazie, la Maddalena Penitente, ma anche la statua dedicata a Paolina Borghese e Ercole Licia, che potete trovare a Roma rispettivamente a Galleria Borghese e Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Ve lo consiglio fortemente. Altra particolarità dell'edificio sono le targhe apposte. La prima che andiamo a vedere è quella col busto in bronzo dell'artista e la scritta sulla targa, ovvero qui dove rifulse il genio di Canova ebbe dimora l'unione degli artisti che cessata ricorda. Ma la particolarità sta nella data, 1 gennaio 2670. Questo 2670 ovviamente non è l'anno attuale in cui è stata fatta, ma è l'anno contando dalla fondazione di Roma, cioè dal 753. La seconda targa che andiamo a vedere è apposta dal comune nel 1871 e lo ricorda dicendo: da questo studio la scultura usciva rinnovellata per opera di Antonio Canova. La prossima targa che andiamo a vedere sulla parte fatiscente del San Giacomo, cioè questo è un ospedale, voi ci entrereste in... Allora, per spiegarvela vi devo dire che Canova nel 1822 morì e lasciò la casa a un suo grande amico Antonio d'Este e al figlio Alessandro. Infatti la targa è opera loro e cita: morente lasciò, secondo testamento, questa officina statuaria con tutti i ferri del mestiere che Canova usò finché fu in vita, al suo amico Antonio d'Este e a suo figlio Alessandro, che più di tutti istruì ed amò. Gli stessi, perciò, con amore e con animo grato per la memoria dei posteri, qui posero nell'anno 1822. Infine, le ultime targhe che andiamo a vedere sono sul lato sinistro dell'edificio e sono semplicemente lo studio che Canova ha dichiarato di importante interesse da parte del comune, ma abbandonato, perché è abbandonato, e ovviamente studio Canova, proprietà Trans. Bene, spero che questa piccola parentesi culturale vi sia piaciuta e interessata. Fatemi sapere che ne pensate e come sempre ricordatevi di iscrivervi sui social e su YouTube. Grazie, alla prossima!